Sì. Signor allora. Di Napoli, cosa sta succedendo qua a Maria Pia? Allora, sta succedendo che stanno portando tutte le alghe che ci sono lungo il litoraneo di Alghero e portandole qui, mettendolo in un terreno agricolo. E loro adesso lì, sta piovendo, si sono impantanati con il mezzo, con la macchina che è andata via adesso, e c'è la pala meccanica che le sta prendendo da dove si è impantanato, riportandole in un punto più distante, perché dovrebbero accatastarle tutte lì. Ma questo terreno è il suo oppure qui del c'è comune? Una causa per uso campione, il terreno è del comune, e io qui ci sono 33 anni. Io ho un titolo riconosciuto dal giudice dove ho il titolo di stare qui. Sì. Ma la sentenza definitiva quando ci sarà? No, il 3 giugno abbiamo un'altra sentenza. Una ce n'è stata il 21 del mese scorso. E che cosa ha detto questa del 21? Oh, che vuole sentire due testi il 3 di giugno. Però per adesso non c'è stata già una sentenza che no, parla di usurpazione. Ma c'è la causa, la gente sa che io sono sempre qui, da qui mi hanno tolto i cavalli, ma io sono sempre qui. Ho capito. Io ho pulito io qui, qui ho spianato io. E a prescindere da questo... Vede quelle alghe, le hanno prima messe lì, depositate, sì. Dopo le hanno spianate, le hanno tutte lasciate lì. C'è più sabbia che alghe. Perché le alghe sono putrefatte. Forse è questo il problema maggiore, assolutamente. Dunque che nel lavoro di vagliatura è stata portata via anche diversa sabbia, però forse non si poteva fare altrimenti. Più di un metro e mezzo di sabbia in quell'angolo lì, perché sotto è tutto sabbia, alghe ce ne sono poche. Il problema non è quello delle alghe, è che portano di tutto. Mentre queste che stanno portando adesso sono quelle che stanno raccogliendo dal lido lungo il litorale. E lei ha parlato con l'assessore competente? No, qui non si è mai presentato nessuno. 10 minuti fa sono andati via due vigili che erano qui, che parlavano con me, perché io ho sbarrato, ho chiuso e non ho fatto entrare i mezzi. E ha segnalato lei questo problema a qualche altra ente, qualche altro organismo? Ma che purtroppo questo si sta verificando in questo periodo e noi abbiamo fatto anche dei ricorsi. Capito? Dove ci sono dei giudici che stanno valutando la cosa. Va bene. E loro non vogliono sentire ragione, loro hanno fretta di portarle qui e basta. Grazie.